Buongiorno e buona domenica a tutti, benvenuti a questa zuppa di porro domenicale del 21 luglio. Quali sono i temi fondamentali della giornata? Beh, ovviamente quelli del governo e poi quelli che riguardano la morte di Borrelli, il procuratore capo di Milano, l'uomo di Mani Pulite. Partiamo forse da quest'ultima notizia che è la più interessante, ovviamente. 98 anni, segnò ovviamente inevitabilmente il passaggio tra la prima e la seconda Repubblica, ricorderete Tangentopoli, oggi gli scrivono tutti i suoi sostituti procuratori ricordandolo sul Corriere della Sera. Tra i sostituti procuratori ovviamente manca Antonio Di Pietro, che poi fu quello che iniziò, il poliziotto moliziano, la questione di Tangentopoli, alla quale secondo tutte le ricostruzioni poi furono proprio da Borrelli fu o commissariato o avvicinato da due fini giuristi, così vennero definiti Colombo e Davigo, e quindi Di Pietro è l'unico a non firmare, non essendo più un magistrato, questa lettera dei suoi sostituti procuratori. E ovviamente sull'ex capo della Procura di Milano ci sono tutti quanti i commenti che potete immaginare: Repubblica, Corriere, Fatto Quotidiano, che lo incensano, quella grande stagione di Mani Pulite. Addirittura Travaglio riesce a scrivere oggi sul Fatto Quotidiano che se ci fosse stato ancora Borrelli non ci sarebbe stato lo scandalo del CSM, beato lui. E dall'altra parte, forse in maniera un po' più interessante, c'è il giudizio dei critici nei confronti di quella stagione di Tangentopoli, che era una stagione, non lo dimentichiamo mai, di ladri, perché obiettivamente ci furono molti ladri pizzicati, ma soprattutto fu una stagione in cui la magistratura però prese un ruolo forse che non gli era, diciamo, proprio politico, almeno è quello che pensa Vittorio Sgarbi, che all'epoca faceva un programma straordinario che si chiama Sgarbi Quotidiani su Canale 5 e ricorda in una paginata intera del giornale che ha conosciuto Borrelli e lo ha anche ammirato. Sentite un po' voi, Sgarbi lo ha anche ammirato, ma certo non stimato. Dice Sgarbi, in una pagina intera, poteva anche essere un po' più sintetico, diciamo la verità: aveva un senso di onnipotenza ed è responsabile della fine della democrazia rappresentativa dei partiti, o meglio, finirono quei partiti che all'epoca avevano un peso fondamentale, DC, PLI, Partito Repubblicano, e alla fine anche tutto sommato il Partito Comunista. Oggi Greganti, intervistato mi sembra da Repubblica, non ne parla così bene, mentre Enzo Carra, ve lo ricordate, quello con gli schiavettoni alle mani, che fu preso e portato a un'audizione in tribunale con le manette, disse una cosa che secondo me è forse una tra le cose più intelligenti che ho letto oggi sui giornali, in un'intervista mi sembra al Corriere della Sera. Dice Enzo Carra: in realtà quello che avvenne con Borrelli era il 68 della magistratura, cioè la rivoluzione dei giovani rispetto alla vecchia magistratura, i Di Pietro, i Davigo, i Colombo, contro i vecchi baroni della magistratura che tenevano tutto sommato le cose come stavano anche nella politica. E Borrelli in questo era il mediatore, un vecchio barone, una vecchia tradizione, diciamo, di magistrati, ma che fece patti con i nuovi che volevano rivoluzionare la magistratura. Tutti ricordano poi Resistere, 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 e lo titola sia Il Fatto sia Repubblica, in maniera stranamente coincidente. I due giornali oggi ritornano su quella frase del 2002, e quella fu forse la fase più equivoca del timido Borrelli, perché fu fatta all'inaugurazione dell'anno giudiziario rispetto alle leggi che in quel momento stava facendo il governo Berlusconi. E in questo Sgarbi ha ragione: Borrelli poi alla fine, quella stagione di Tangentopoli, distruggendo la democrazia rappresentativa dei partiti precedente la cosiddetta Prima Repubblica, in realtà fu il padre, anche se come possiamo dire involontario, una scappatella notturna di Berlusconi, di Grillo, dello stesso Di Pietro, che poi fece politica e il quale il suo ingresso in politica non fu mai perdonato, secondo le ricostruzioni di oggi, dallo stesso Borrelli. E quel resistere, resistere, resistere era contro quelle norme che la politica voleva adottare e che erano delle norme che avrebbero chiuso probabilmente Tangentopoli, ma erano considerate molto ingiuste dalla magistratura e dalla stampa e da tutti quelli che all'epoca godevano alle manette, applaudivano qualsiasi manetta fosse messa intorno ai polsi dei politici. Mi sembra 250 parlamentari, 250 parlamentari vennero indagati, una stagione rivoluzionaria e che poi ha portato a quello per cui oggi gli stessi che erano rivoluzionari di oggi tanto si dolgono, i Grillini e Berlusconi per la seconda Repubblica e la terza. Secondo tema di giornata, ovviamente, comunque oggi sui giornali trovate tutto quello che volete, ovviamente su Borrelli, ma la sintesi è quella che vi ho appena fatto. È uno di quei giorni in cui, se uno volesse rileggere il 92, 93,
93-94 con una logica diversa, forse oggi avrebbe il tempo per leggersela sui giornali meglio di quanto si possa fare sulla rete. Riguardo alla politica, c'ha ragione Alberto Signore oggi sul giornale, mercoledì e giovedì saranno dei giorni, secondo me, non clou per la vita di questo governo, ma decisamente importanti. Il primo di tutti deriva dal fatto che ci sarà Salvini che, torto collo, sarà in Parlamento a sentire cosa dice Conte del Russia Gate e lui stesso parlerà. Dicono i giornali, non si sa se dai banchi dell'opposizione, della Lega o dai banchi del governo. E io, se fossi in Salvini, direi una cosa molto semplice e direi: ho sbagliato. Ho sbagliato non tanto sulla questione ridicola dei rubli russi, ho sbagliato perché un partito che passa dal 5% al 30% al 34% ovviamente è oggetto degli interessi di tutti i leccapiedi di tutto il mondo, è oggetto di interessi di tutti gli affaristi di tutto il mondo, ha una classe dirigente che probabilmente è cresciuta troppo velocemente ed ha migliaia di, come si chiama, savoini vicino a sé, quindi disconoscerli è sbagliato. Dice sì, probabilmente una classe dirigente che è cresciuta così velocemente è inadeguata, qualche volta improvvida, ci siamo contattati da tanta gente, quindi ho sbagliato in che cosa? Nel crescere così velocemente e ovviamente, come sempre avverrà in un partito che è cresciuto dal 4 al 30%, ci sarà qualche malandrino che ci vorrà avvicinare, non far finta di nulla, ma questa roba qui ovviamente Salvini se la saprà cavare come crede più opportuno. Invece, sempre sui giornali, c'è l'idea, mi sembra che sia la Repubblica, che in realtà questo mercoledì e giovedì Consiglio dei Ministri, mercoledì il Russia Gate in Parlamento, potrebbe portare a un Red Ration, perché all'interno della Lega Giorgetti e i governatori del nord vorrebbero andare ad elezioni anticipate. Lo scontro con i governatori e Conte è fortissimo. Oggi Conte è una specie di Aldo Moro del terzo millennio, né più né meno, basta leggerlo e sentirlo, è proprio Aldo Moro e quindi secondo me insopportabilmente retorico. Oggi scrive una pagina intera di una lettera al Corriere della Sera di cui dice una sola cosa, e cioè che dai governatori ha avuto insulti inaccettabili. Io non so quali siano stati questi insulti, ma come tali lui li ha considerati, quindi politicamente questa lettera ha un peso, e dice che comunque l'autonomia non deve essere una bandiera. Sai che dichiarazione. Sulla politica c'è poi un'intervista di Renzi fatta dalla Meli oggi sul Corriere della Sera. Si va ad elezioni? Chiede la Meli e lui dice vivono per le poltrone. E questo si potrebbe un po' dire a tutti, anche al PD, di cui lui però ha detto non mi occupo del PD, più del PD, perché suggerisco anche a Zingaretti di occuparsi invece che del PD, Zingaretti scusami, invece che di me, cioè di Matteo Renzi, dell'altro Matteo Salvini. Quindi dice di non occuparsi del PD, però insomma una battutina al suo segretario la fa. Tanto più che sembra una cosa marginale, ma il segretario del PD della Sicilia, un tal Faraone renziano, viene fatto fuori per motivi giuridici di cui non me ne fotte assolutamente nulla e sono noiosissimi, e tutto il PD renziano se la prende contro Zingaretti perché avrebbero fatto fuori questo Faraone. Ma perché mi interessa la questione di Faraone, che è una cosa ridicola rispetto a quello che avviene nel mondo? Perché oggi i giornali sono pieni di una politica del minchia, e cioè sul cosiddetto sessismo nei confronti della Boschi. La Boschi, da sua donna dura, tosta, che non la manda a dire, dice che insomma se la prende, dice che si deve fare una roba contro Salvini, giustamente, una mozione sulla Mosca, su tutte queste robe qua. E è legittimo, fa l'opposizione, fa un'opposizione dura. Salvini gli risponde, sotto la pagina di Salvini ci sono tanti haters che dicono delle cose indicibili nei confronti della Boschi. Allora, questi haters sono dei cretini, sono dei leoni da tastiera, sono dei deficienti, sono la merda della rete, chiaro? La merda della rete, mi scuso per i bambini che di domenica sentono le parolacce, ma quelli che insultano in maniera sessista Carola, la Boschi, sono la merda della rete. Poi dopo uno può essere più o meno d'accordo con loro, io per niente, né sia con la Boschi sia con Carola, ma quegli insulti non se li merita nessuno, va bene? Men che mai queste due signore. Ma il punto fondamentale è che oggi i giornali piagnucolano sul sessismo nei confronti della Boschi, alimentato dalla destra, da Salvini, da questa gentaccia qua. Allora, che c'entra il sassismo? E soprattutto, nella stessa pagina in cui si parla del sassismo della Boschi, io vi leggo cosa dice il Faraone di cui parlavamo prima, cioè l'amico della Boschi e di Renzi, cosa dice della Meloni. Meloni, è tempo che ti chiudano Facebook, scrive Faraone, per cui piagnucolano che non è segretario siciliano, e questo dice Meloni, è tempo che ti chiudano Facebook, è tempo che prendi la testa e la immergi in un sacco
in un secchio d'acqua ghiacciata. Magari ti rinfreschi le idee e spari meno cazzate. Questo scrive Faraone, no? Il senatore Faraone alla Meloni. È tempo che si faccia un blocco navale europeo solo dopo che ti sarai organizzata un lungo viaggio oltreoceano. Tranquillo, non si tratterà di cervello in fuga. Nessuno chiederà il tuo ritorno. È tempo che ti chiudano Facebook, così come ti tagliavano i super santos ai bambini che disturbavano gli orari di riposo. È tempo di rimanere in Parlamento proprio per contrastare i fascisti come te. Questo scrive Faraone. È tempo che ti chiudano Facebook, è tempo che tu venga esiliata. Allora, gli insulti di Faraone nei confronti della Meloni, donna, unica segretaria di partito di una settimana fa, non sono sessismo. Io non penso che siano sessismo, sono soltanto insulti disgustosi, che in questo caso non sono fatti dalle merde di Eter, ma sono fatti da un senatore difeso dalla Boschi. Allora, quando il senatore difeso dalla Boschi insulta la Meloni, questo è passa, nessuno ne parla. Quando invece i cretini leoni da tastiera insultano la Boschi e non sono nessuno, non sono senatori, si parla di sessismo e si fanno pagine intere nei giornali. Ragazzi, siamo folli, cioè siamo folli. Leggetevi i tweet e le pagine di Faraone contro la Meloni e poi mi dite se in questo paese gli insulti di uno valgono meno degli insulti di un altro. Faraone, Faraone, va bene? La questione di Bibbiano oggi è ancora sul Corriere della Sera con una pagina intera in cui non si dice assolutamente nulla se non le ultime 10 righe in cui si continua a dire che è stato prosciolto dall'accusa più infamante lo psicoterapeuta, diciamo leader di Ansa e Lecrete, questo Foti. E oggi Borgonovo sulla verità ha buon titolo a dire: si parla di Bibbiano non tanto per il grande scandalo che ha rappresentato, non per tutte le inchieste che ci sono sopra, non per le decine di bambini che sono sottratti alle famiglie senza alcuna prova, legittime famiglie di poveracci che non neanche gli avvocati per difendersi. Non si parla di questo, si parla soltanto per dire che Foti è stato prosciolto, in realtà non è prosciolto, ma è caduta l'accusa più grave e più infamante. È ridicolo che si parli di Bibbiano solo su questo, così come è ridicolo che della questione se ne occupano poco i giornali di YouTube, che fotteva i dati e le privacy dei bambini under 13 anni e dava loro, quindi su YouTube, per i quali tu sotto 13 anni non puoi essere iscritto, solo le pubblicità ad hoc per vendere loro prodotti per i bambini. Buona domenica a tutti quanti voi. Noi ci vediamo come sempre con la zuppa di Porro di domani, finché sono in Asia gli orari ci aiutano, e soprattutto sul sito nicolaporro.it, dove continuo il mio viaggio del mondo in 40 giorni. Guardate che bel posto in cui mi trovo.